stata via un centinaio di giorni, diciamo, poco più di 3 mesi. Sono partita da Milano e sono andata a Santiago de Compostela e poi a Lucia, no? Perché giustamente... Sei partita da Milano? Da Milano. Da casa? Sì, abbiamo fatto... Noi adesso abitiamo leggermente fuori Milano, quindi abbiamo fatto un prologo, io e mio marito insieme, sì, prima che io partissi. Fuori Milano dove? Dove abitavi? A Segrate. A Segrate. Sì. Nella zona di Patricina, mia figlia, insomma. Sì. 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 Da Segrate siamo andati a piedi a Sant'Ambrogio, la Basilica di Sant'Ambrogio, e poi il giorno della partenza sono partita, visto che da una tomba di un santo alla tomba di un altro santo. No? E oggi è Sant'Ambrogio. Oggi è Sant'Ambrogio. Si combina tutto, ad Anello, come noi sappiamo, si combina tutto, basta chiedersi ma perché si parla di Sant'Ambrogio? E cosa ha detto mio marito? Sì. Sì, sta cosa che cosa ha detto, ma glielo facciamo più da lui. Marito, tu non hai parlato mai, puoi dire da lì che finalmente ti sei riposato. Non si è stressato. Ti sei stressato a cucinare, a lavare, a fare. Perché 100 giorni non sono pochi. 100 giorni non sono pochi, è un'esperienza unica. Cosa ci fa dire? No, io devo dire che tantissimi mi hanno fatto questa domanda lungo il cammino, anche gente incontrata a caso, per strada, ma lei non è sposata, non ha un fidanzato, un marito. Sì, c'è gente che non si sa fare i fatti suoi. Un marito da cugino. E lui mi ha lasciato partire. Sì, mi ha lasciato partire, tranquillo anche. Nonostante sia calabrese, è stato abbastanza sereno, quindi ce la potete fare anche voi. No, perché io ti chiedo così per capire se Liliana mi farà andare, perché io potrei... No. Ci vengo anch'io, scusa, qual è il problema? Casomai se sei tu che puoi far partire Liliana. Che ci vengo anch'io, anche a me piace andare. Cioè, quindi... Di genere proprio. Comunque no, è stato bravissimo e niente, ci fidiamo, per cui ci siamo fidati anche in questo caso, come tutti i giorni, no? In realtà non è che cambi molto. Poi per coincidenza ho un po' voluta la cosa, lui in quel periodo lavorava fuori, quindi ci saremmo comunque visti molto poco e quindi io ho approfittato per fare una cosa che volevo fare da tanto tempo, che era appunto andare a Santiago come si faceva una volta, cioè partendo da casa propria. E è stata un'esperienza che per me non era il primo cammino, era il terzo, però mi ha insegnato tantissimo perché intanto camminare in Italia è molto diverso dal camminare in Spagna, dove si è molto coccolati. No? Per me arrivare in Spagna, passare Roncisvalle è stato basta, sono in vacanza, ciao, è stato un piacere, non c'è più il programma, spegniamo tutto e basta. E tutta la parte prima è stato un grosso impegno, però da tantissimo. Rispetto al camminare in Spagna, dove ormai ci vanno tutti, c'è un sacco di gente, camminare in Italia vuol dire chiamare le accoglienze, quindi c'è una persona che viene apposta per te, anche se io non ho avuto la fortuna di dormire accolta da un ospitaliero, però c'è il parroco che ti viene ad accogliere, presto o tardi, però viene apposta. C'è la signora che abita accanto all'ospitale che ti porta le chiavi, ti fa vedere la statua della Madonna dell'ospitale, ti fa vedere i bagni e le docce, e poi ti lascia lì, però comunque è venuta, insomma, cioè, c'è sempre un'attenzione particolare apposta per te, non per la massa di 200.000 persone che tutti gli anni porta ricchezza. Siamo ancora 4 gatti qua. Quando poi passi in Francia è ancora diverso, perché in Francia ti accolgono in famiglia, per cui vai a dormire a casa della gente, e questa è un'esperienza molto bella, perché ti danno il letto del figlio che ormai è grande e ha lasciato la casa, no? Ti aspettano, ti fanno la cena, ti fanno la prima colazione, me la fanno senza glutine perché io sono celiaca. Cioè è tutta una scoperta di un
quando fai il cammino di Santiago scopri un po', ma se vai a camminare dalle altre parti la scopri molto di più, perché dalle altre parti incontri davvero la gente che non sa chi sei, non sa che cos'è un pellegrino, se non quelli che sono nell'associazione, che ti accolgono, che si sono preparati, sono in una rete. Io ho dovuto obbligare un parroco ad accogliermi, obbligarlo, perché no, ma noi non accogliamo, senta, di dubbia, posto al bed and breakfast non c'è, l'accoglienza per i pellegrini è piena, mi dia un tavolo, faccia quello che vuole. Ed è andata così. Quello del tavolo è lui, quello del tavolo, ha dormito sopra un tavolo, lui. Ha fatto bene, perché è isolato, sotto il tavolo. Nel tuo castello. Si scoprono poi delle dimensioni completamente diverse, inaspettate. È molto bello, è stato veramente bello. Poi la cosa più bella è stata arrivare a Pamplona. No, una cosa ancora più bella è stata desiderare per giorni e giorni e settimane di incontrare qualcun altro con cui camminare, perché è bello camminare da sole, è una cosa che consigliamo sempre a tutti, ma dopo 50 giorni anche basta, cioè non siamo così sociali, no? E allora lì era proprio, ti prego, fa che stasera incontro qualcuno all'ospitale e vieni con me. A Lourdes arriviamo e a Lourdes finalmente un po' di gente in più c'è, e io mi sono trovata tre ragazzi americani che non sapevano una parola di francese e volevano andare a Santiago a piedi. Allora, la frequenza di questo episodio è nulla, cioè era la prima volta che a Jean-Louis capitava di avere lì tre ragazzi americani, tutti nella stessa sera e tutti che il giorno dopo non prendevano il treno, ma andavano a piedi. E quindi noi siamo arrivati a Santiago insieme, poi a Finisterre insieme, perché siamo diventati una specie di famiglia ambulante. A Pamplona mio marito mi ha raggiunta, che è stato il regalo più bello che potesse fare per i 30 anni. E quindi poi siamo arrivati con questa carovana di gente, di canadesi, americani, australiani, poi cosa succede sul cammino loro. È stato bellissimo. È stato un po' meno bello tornare a casa, devi cominciare a fare le solite cose, però insomma anche quello ci sta. Poi bisogna riuscire a portare, come diceva Giovanni, il cammino a casa, no? E a ringraziare. Io non ho ancora la vocazione dell'ospitaliero. Tra qualche anno si cerca di fare qualcos'altro, tipo il cammino di tipo un altro sogno un po' più grande che speriamo di portare avanti rapidamente. E noi vi aspettiamo in Sardegna. È in programma. Grazie, Sara.